Siamo qui con l'allenatore della Virtus Bologna. A lui chiediamo che stagione è questa per la squadra bolognese. È una stagione di ripartenza, un progetto importante fondato sulla ricerca di un rapporto più profondo, di un nuovo rapporto con il pubblico. Desideriamo tornare all'affetto che c'era prima, desideriamo coinvolgere il pubblico con una pallacanestro divertente e crescere. Abbiamo tanti giovani, abbiamo tante partite ancora da giocare, abbiamo avuto un inizio positivo, però il nostro obiettivo è assolutamente rimanere con le mani ben salde sul volante e continuare fino alla fine del campionato a fare passi avanti per avere una consistenza di squadra e una continuità. Stiamo parlando di una tra le società più gloriose che ha scritto pagine importantissime di storia. Ecco, quando potrà tornare ai fasti del passato? Questo è appunto un primo passo. È difficile fare previsioni perché il mondo dello sport è bello per questo, e quindi potrebbe essere necessario poco tempo o molto. Io credo che la cosa che è importante è lavorare, è avere un progetto, avere un programma, svilupparlo, portarlo avanti con grande fermezza e poi avere anche un po' di fortuna che non guasta. Alla fine poi, ripeto, la continuità è una cosa che paga sempre, quindi credo che alla fine i risultati arriveranno. Se dovesse fare un nome di un giovane che lei sta allenando, che secondo lei sfonderà? Beh, questo mi sembra ingeneroso, soprattutto perché la nostra squadra è tutta giovane, quindi è un gruppo che noi abbiamo deciso di assemblare con caratteristiche di giocatori che sono all'inizio della carriera, che quindi hanno motivazioni importanti e che quindi hanno desiderio di crescere. Credo che sia una spinta che arrivi da tutti i giocatori per costruire una mentalità di squadra di vertice. Quando tu hai una mentalità vincente, quando hai fame di ricostruirti una carriera, poi diventa anche più facile mettere insieme queste motivazioni individuali per avere poi un obiettivo di squadra. Dove può arrivare quest'anno la Virtus? Ripeto, noi abbiamo un percorso, dobbiamo giocare al meglio le 26 partite che ci rimangono e poi vedremo. Abbiamo giocato 4 partite, ne abbiamo vinte 3, è un buon inizio, ma è soltanto l'inizio. Adesso l'effetto sorpresa non ci sarà più, dobbiamo, ripeto, continuare con grande determinazione e perseguire ogni domenica il nostro obiettivo e poi vedremo alla fine. Grazie mille, in bocca al lupo.